Bene, oggi vogliamo introdurre il concetto di informatica. Qua parlo del corso, alcuni elementi, non parrebbe diventare quello che voglio con questo, però alcune cose bene chiarire. Qualcuno ha idea di cosa significa la parola informatica? Da dove viene? È la fusione di due parole, informazione e automatica. Una delle parole che arriva in tastiera arriva dal francese. E della parte della scienza che si occupa della gestione automatica delle informazioni. Gestione significa acquisire, elaborare e restituire informazioni. Che cosa si intende per informazione? Informazione è qualsiasi cosa a cui è attribuibile un significato. Qualsiasi cosa che chi la usa abbia un senso. Automatica significa qualcosa che può essere compiuto anche da una macchina, dove non è necessario l'intervento umano. Si può fare, ma non è necessario. Ok? Il contesto dove l'informatica interviene sono tantissimi, dall'ambito scientifico, matematica, fisica, ingegneria, chimica, eccetera, fino a quello sociale, e anche in ambito umanistico. Ormai anche gli archeologi e i letterati hanno a che fare con l'informatica, catalogazione dei reperti, classificazione di opere d'arte, gestione di testi, di biblioteche. E via dicendo, ormai tutti usano questa risorsa. Sì, anche il termine, sicuro che voi trovate la scritta ICT oppure IT in italiano. Tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Information and Communication Technology. ICT o TIC. Torniamo un attimo indietro, mettiamo l'accento su questa parola automatica. Cosa significa? Alcuni compiti, alcuni problemi che affronta l'informatica i problemi che affronta l'informatica sono automatizzabili perché lo sono se hanno due caratteristiche principali. Faccio l'esempio contrario: se devo scegliere, non so, c'è qualcuno che compie gli anni prossimamente, se un mio amico compie gli anni devo fargli un regalo, il problema scegli il regalo per il tuo amico non è automatizzabile. Perché? Perché dipende da chi lo svolge. Se il regalo lo scelgo io, ottengo un risultato. Se lo sceglie un altro, il risultato è diverso. E anche il modo di cercarlo probabilmente. Perché? Perché il problema è ambiguo, cioè dipende da chi lo svolge. Oppure altri problemi che non sono automatizzabili, sono problemi come che sì, possono essere non ambigui, ma che non hanno una fine. Se per esempio ho il problema somma tutti i numeri naturali, questo problema non è automatizzato, perché ha un inizio ma non si conclude. Tutti e soli i problemi gestibili in modo automatico, cioè anche da una macchina, da una persona ma anche da una macchina, hanno due caratteristiche. Sono costituiti da un numero finito di passaggi elementari,
okay? E ogni operazione coinvolta è non ambigua, cioè l'esito non dipende da chi esegue. Ok? Quindi i problemi o le attività gestibili nell'arte dell'informatica sono in numero finito di passaggi non ambigui. Se un iter per risolvere un problema ha queste caratteristiche, posso automatizzarlo. L'insieme dei passaggi, delle operazioni che svolgo per risolvere un determinato problema si chiama algoritmo. Deriva dall'arabo al-quarismi. Dimmi? Qui, numero finito di passaggi, di passi elementari. Non ambigui. Posso automatizzare algoritmi che comportano un numero finito di operazioni, ciascuna non ambigua. Esempio, calcola la superficie di un rettangolo, è un algoritmo automatizzabile, perché chiunque deve calcolare la superficie di un rettangolo qualsiasi fa esattamente le stesse cose. Misura l'altezza, misura la base, fanno il prodotto, comunica il risultato. Se lo fate voi o se lo fa il computer, spero che riusciremo a farglielo fare, il risultato e la procedura è esattamente la stessa. Allora, perché fargliela fare al computer? Perché permette di svolgere questa operazione in tempi molto, molto, molto veloci. Per eseguire, per mettere in atto qualsiasi procedura, che potrebbe essere anche non numerico, ho fatto l'esempio del rettangolo, ma ce ne sono altre. Per esempio, prendi, quando voi vi iscrivete a scuola, date i vostri nomi in segreteria, la segreteria fa un elenco e li mette in ordine alfabetico. Questa è una procedura automatizzabile. Gli algoritmi di ordinamento sono algoritmi che possono eseguire anche le macchine. Prendi una lista e metti nell'ordine alfabetico. Questa è una procedura, un algoritmo non numerico, perché non comporta calcoli ma confronti. Per far questo, ripeto, cioè per automatizzare la procedura, abbiamo bisogno di quello che si chiama in italiano il laboratore. Elettronico. Una nota linguistica. L'italiano è molto generale, mette l'accento sul fatto che la macchina elabora, mentre per esempio l'inglese mette l'accento sul fatto che la macchina calcola, computo è una parola latina che significa calcolo, e calcolo è un'altra parola latina che significa sassolino, i romani facevano i conti con sessetti, da cui calcolo e manco la procedura per calcolare, oppure computo, invece mette l'accento sul fatto che il computer è in grado di calcolare, i francesi e gli spagnoli invece mettono l'accento sul fatto che è in grado di produrre ordine, lo spagnolo si chiama ordenador. In francese ordinateur, può ordinare, può produrre liste ordinate. L'italiano è più generale, perché elaborare significa calcolare ma anche ordinare. Come fa a farlo? Beh, ha bisogno di tre blocchi importanti. Prego, domande? C'è una fase
e va sotto la scritta input di acquisizione dei dati o dell'informazione. A questa segue una fase di elaborazione. Qui nell'esempio di prima vai a misurare base e altezza del rettangolo. Leggi la base e altezza, calcola l'area base per altezza e poi comunicala. Finché il risultato sta nella pancia del calcolatore non mi serve a niente, deve comunicarmelo. Ok? L'architettura, si chiama qua architettura informatica, ha rispetto a questa struttura. E questo viene realizzato con due grandi risorse. Quindi il laboratorio è fatto, per riuscire a mettere in atto questo processo, è fatto di due grossi ingredienti. Uno si chiama hardware e un altro software. Dall'inglese materiale, oggetto, hard che posso toccare, duro. Si chiama hardware tutto ciò che è toccabile, che è visibile. Lo scatolone dove dentro c'è il computer è hardware. Lo schermo è hardware, tutta l'elettronica, la parte elettronica, meccanica ed elettrica fa parte dell'hardware. Il software invece è tutto ciò che non è immediatamente toccabile o visibile. Sono le istruzioni. Vediamo tra un attimo. In particolare, per esempio, l'hardware relativo all'input è fatto da tastiera, mouse, ma anche CD o DVD, ma anche touchpad o altro del genere. L'output invece, tipico output, è il video oppure la stampante oppure le casse acustiche oppure ancora un masterizzatore per scrivere il CD o DVD, una clima USB e via. Okay. L'elaboratore invece, la parte centrale, è formata da quella che si chiama CPU, unità di elaborazione centrale, Central Processing Unit. E questo è il vero e proprio cervello del computer, quello che esegue le operazioni, che dà gli ordini, che decide cosa fare. La CPU, posso girare pagina? È fatta di due parti. Una unità logico-aritmetica, dove avvengono fisicamente i processi, e un'unità di controllo che gestisce il flusso dell'informazione. Un parametro che caratterizza la CPU è quanto è veloce, cioè quante operazioni elementari riesce a fare in un secondo. Questo prende il nome di clock, dall'inglese, orologio. Ma non è una vera e propria temporizzazione che c'è un orologio dentro, ma dà il ritmo delle operazioni. Un computer, diciamo così, che potete trovare in negozio adesso, ha una rapidità di calcolo che si aggira sui 2 GHz. Significa esegue 2 miliardi di operazioni in un secondo. Giga 10 alla 9. La velocità del processore si scontra contro
l'esigenza di tenerlo freddo, più computer è veloce, più scalda, quindi l'ingegnere elettronico, quello che lo progetta, deve tenere conto del fatto che va riscaldato, infatti in ogni computer vedete c'è dietro una ventola, qualcosa che faccia girare l'aria. Perché? Perché per funzionare la parte elettronica necessita di corrente che si sposta, corrente elettrica che si sposta. Questo spostamento produce per attrito calore. Se il calore è eccessivo, il comportamento del circuito non è più quello che ci si aspetta. Si può fondere, la resistenza elettrica aumenta, ma altri effetti non voluti, che vanno controllati. Oltre a questo, il computer ha bisogno, il laboratorio, ha bisogno di poter leggere e scrivere i risultati dati intermedi, un po' come quando voi fate un compito a caso, un compito in classe. Per riuscire a fare un calcolo ho bisogno di passaggi intermedi, quindi di un pezzo di carta, di brutta copia, tra virgolette, dove scrivo i passaggi intermedi e poi mi vado a leggere, li correggo e poi scrivo il risultato finale. Questo viene fatto con la RAM, memoria ad accesso casuale. Questa è un'area dove il computer può andare a scrivere o a leggere dati temporanei. Una volta che il computer viene spento, questa viene ripulita. Qui non rimane niente per alla sessione di lavoro successiva. Un computer, ripeto, che trovate in negozio ultimamente, ha un RAM che si aggirano sui 4 GB. Queste sono unità di informazione. Okay. 4 miliardi di byte. Il byte è una parola, cioè un'unità di informazione formata da 8, 16 o 32 celle di memoria scritte coerentemente. Okay. Oltre alla memoria volatile, alla RAM, c'è anche quella permanente, la ROM. In questo caso, capite che giorno adesso è materialmente costituita dall'hard disk o disco rigido. Lì vengono custodite informazioni permanentemente, a meno che uno non voglia cancellarle. Quello che scrivo o leggo da lì lo ritrovo anche all'accensione successiva, mentre quello che viene immagazzinato in questa memoria viene cancellato. Un hard disk attualmente comunemente disponibile sono circa 500 gigabyte o anche 1 tera, 1000 giga. Più l'hard disk è capiente, più possibilità ho di custodire informazioni e di elaborarla. Non sta troppo vicino. Ok? Cosa fa il computer quando lo accendi? Ha un'area, un chip particolare che si chiama BIOS, che è paragonabile all'istinto per un animale, cioè esegue operazioni non, cioè standard codificati, indipendentemente da tipo, marca, modello di computer. Il BIOS cosa gli dice? Gli dice vai a vedere, quando lo accendi, vai a vedere quali sono le risorse che hai a disposizione. Cioè hai una stampante, hai la tastiera, c'è il video, c'è l'hard disk e via dicendo. Va a informarsi su cosa ha a disposizione e le diverse unità che abbiamo elencato si chiamano periferiche, dato che la CPU è quella centrale, tutte le altre vengono indicate come periferiche. Dopo aver visto le periferiche a disposizione,
attiva un software che si chiama sistema operativo. Abbiamo visto l'hardware, la parte di software contiene il sistema operativo. Che cos'è il sistema operativo? È una serie di istruzioni che consentono all'elaboratore di utilizzare ciò che ha a disposizione. Ok? Vi spiego meglio. Se decidete di ascoltare musica mentre lavorate al computer, cosa fate? Aprite il vano del lettore DVD o CD, ci inserite il CD o il DVD e non appena chiudete c'è un software collegato alla periferica al lettore CD DVD che informa il sistema centrale e gli dice: guarda che ho ricevuto un CD. Il sistema centrale gli dice: attiva una serie di istruzioni che consentono all'unità di leggere la musica sul hard disk, sul DVD, e di inviarla al sistema di output alla cassa. Queste istruzioni fanno parte di questa fetta di software, il sistema operativo. Senza queste il computer non farebbe assolutamente niente, non sarebbe in grado di gestire ciò che ha a disposizione. Okay, poi, oltre a questo, quindi oltre a una parte di istruzione che svolge compiti base, ci sono le applicazioni. Cioè tutta un'altra categoria di software che svolge compiti piuttosto specifici, come per esempio l'elaborazione di testi. Se volete scrivere una relazione, una ricerca, che ne so, di qualsiasi materia o una lettera a un vostro amico, avete bisogno di un elaboratore. Il sistema operativo contiene già di suo un elaboratore di testi, ma molto semplice, molto elementare. Adesso gli elaboratori di testi che trovate in commercio vi consentono di fare delle cose che una volta potevano fare solo gli editori, quelli che avevano la casa editrice. Oppure calcoli. Volete sapere qual è la vostra media in matematica, avete bisogno di un foglio di calcolo. Vi consente di fare calcoli aritmetici o algebrici. Oppure volete sapere qual è la serie, la data dei concerti del vostro gruppo musicale preferito, dovete andare sulla sua pagina internet, quindi avete bisogno di un browser. Browser significa sfogliatore, quello che sfoglia le pagine internet, mi permette di navigare. O altri software che fanno compiti molto specifici. D'accordo? Torniamo un attimo su. I sistemi operativi disponibili sono diversi e differiscono per essenzialmente, sono fatti di tre componenti principali. Una componente si chiama kernel, cioè il nocciolo, la parte di software che esegue le operazioni base. Poi c'è una parte che si chiama file system, cioè il modo in cui le informazioni vengono custodite e gestite. File è l'unità di informazione, l'equivalente di un quaderno o un libro dove posso scrivere o leggere. E infine, come il computer o il sistema operativo si presenta all'utente, interfaccia grafica. Grafica del mondo interno. Sistemi operativi diversi differiscono per questi tre aspetti. Ok? E storicamente, oppure dal punto di vista economico o di marketing, in realtà si possono elencare, diciamo, grosso modo, tre sistemi operativi principali. Il primo è Windows, e la Microsoft,
che copre circa quasi il 90% del mercato. Andate in giro per la città, contate 100 computer, su una novantina trovate Windows. Poi c'è Linux, tra cui dirò tra un attimo, e sistema della Apple, OS X. Ok? Gli ultimi due, sia Linux che OS X, sono versioni facilitate, tra virgolette, di un sistema operativo più basico che si chiama Unix. Alcune marche ne usano direttamente Unix, però è abbastanza difficile da usare. Mentre Windows è un'evoluzione di un altro sistema operativo, anche quello ha nei comandi, si chiama DOS. E quando io ho cominciato a usare il computer aveva un aspetto, si presentava in modo molto diverso da adesso. C'era il video vuoto, buio, e una lucina che appariva a intermittenza, e per interagire col computer era necessario digitare linee di comando. L'interfaccia non era grafica, ma riga di comando. C'era molta più libertà, potevi fare molte più cose, ma era necessario conoscere tutti i comandi. Ora le CPU sono molto talmente veloci che consentono al computer di dare all'utente un'interfaccia grafica, dove l'uso della macchina è molto più semplice, ma è più limitato, può fare meno. Okay? Qualcuno addirittura sostiene che sarebbe meglio tornare alla vecchia tipo di interfaccia. Inoltre il nome finestre è relativo al fatto che puoi fare più attività, c'è qualche problema? Più attività apparentemente simultaneamente. Dovete svolgere più compiti che a voi sembrano simultanei, ma in realtà il computer ha del software che gestisce l'attenzione della CPU alle diverse finestre, che hanno priorità diverse. Questa attività si chiama multitask. Diversi compiti simultanei. Il Linux è in realtà tutta una serie di linguaggi, è una famiglia di sistemi operativi che hanno in comune il kernel sicuramente e il file system, ma differiscono per l'interfaccia grafica. Sarebbe come dire che una casa automobilistica produce diverse auto che hanno sì lo stesso motore ma carrozzerie diverse. Se io prendo una portiera da una macchina non è detto che riesco a montarla su un'altra, perché il modello di carrozzeria è diverso, pur essendo la stessa marca e lo stesso motore. Ok? Ha il vantaggio enorme però che è gratuito, non si paga, mentre Windows si paga, è abbastanza caro. Mac OS X, attualmente la versione in uso è la 10.10, dalla 10.8 non si pagano gli aggiornamenti. Prima costavano $20 circa. Windows attualmente costa diverse, più di un 150-200 euro. C'è una normativa della comunità europea, ma è mondiale in realtà, la quale impone ai venditori la possibilità di offrire al cliente, all'utente, il fatto di scegliere il sistema operativo. Adesso se uno non dice niente, va al negozio e trova la macchina con Windows dentro. Uno può dire io no, Windows non lo voglio, mi arrangio io. Quindi il prezzo deve diminuire e chi ve lo vende deve essere in grado, non lo fanno mai, non lo fa mai nessuno, di togliere il sistema operativo. Il mercato attualmente ignora questo. Se viene data la macchina, questo con Windows 8 non è rimuovibile. Però è lo standard, la maggioranza degli utenti usa questo. Questo è un bonus perché qualsiasi cosa voi facciate su una macchina funziona su tutte le altre che hanno lo stesso standard. Okay. Ma ha un costo e B, essendo il software più diffuso,
c'è un pochino più diffuso, è quello che è più vulnerabile da virus e affini. Qui c'è un enorme capitolo di informatica sulla sicurezza. Sappiate che qualunque modo navigate su internet, ok, ogni 15 minuti subite un'aggressione da parte di un virus. Domande? Il virus si chiama anche malware. Sì, sono di tantissimi tipi. Malware significa materiale che produce danno, che fa funzionare male la tua macchina. Ma in realtà quelli non sono quelli meno dannosi. I virus più, il software diciamo, più dannoso è quello che ruba la vostra identità e non si fa scovare. Ci sono software che si installano nel vostro computer e mandano ad altri tutto ciò che voi digitate. Tu dici, ma io la mia password la scrivo sulla tastiera, sulla schermo, appaiono gli asterischi che non la vede nessuno, falso. Se uno installa sulla vostra macchina uno spyware, vede tutti i tasti che pigiate. Quindi è in grado di fare tutto quello che fate voi. Quindi ruba la vostra identità e può usarla per commettere crimini informatici di cui poi voi siete tenuti responsabili. Questi sono quelli peggiori. Oppure ruba il numero della vostra carta di credito, o il vostro codice fiscale, o altri dati, come si dice, sensibili. Cioè dati che possono avere un effetto nascondere la vera identità di chi si comporta male, dando la colpa a chi in realtà non ce l'ha. Un antivirus su un computer è essenziale, soprattutto in ambito Windows, ha una vita media di qualche mese. Quando lo comprate, dopo qualche mese è già vecchio. Di solito chi vende antivirus o comunque un sistema di protezione ti dice che questa protezione dura un anno. Nel corso dell'anno hai accesso gratuitamente, in base a quanto hai pagato, in base all'accordo con il fornitore, a aggiornamenti. Cioè il sistema va a leggersi una banca di dati di software dannoso naturalmente attivo e si premunisce per questo tipo di attacchi. Certamente cosa succede? L'aggiornamento dell'antivirus è conseguente alla scoperta di virus nuovi, ok? Però questo avviene in un secondo momento. Chi produce il virus ovviamente lo manda in circolazione ed è per forza di cose l'antidoto viene dopo. Quindi è pura fortuna il fatto che l'attacco virus non vi contagia. Non so quale. Non mi ricordo più chi era, ma un informatico aveva paragonato il fatto che sperare di navigare in internet senza subire un attacco di virus è come prendere un carretto pieno di banconote e andarsene in giro per i quartieri peggio più malfamati di New York sperando che non ci succeda niente. Cioè ecco, lì è utopia. E persone mal intenzionate ce ne sono tante, soprattutto nell'ambito dei social network. Attenzione, è molto pericoloso. C'era una bellissima trasmissione sia alla TV ma anche utilizzata da persone che lavorano alla polizia postale, che mostrano come le persone, diciamo così, malintenzionate nel senso peggiore del termine, possono adescare navigatori alle prime armi o in buona fede durante la navigazione in internet. Questa è una grandissima risorsa, ma ha grossi pericoli. Qual è l'altra faccia della medaglia? Siccome non posso, non è pensabile non navigare, sarebbe come dire, mi chiudo in casa e butto via la chiave, sono le alternative. Linux ha circa poco meno del 10% del mercato, OS X qualche per cento. Qui la possibilità di essere attaccati dal virus è dalle 20 alle 50 volte inferiore che non con Windows. Inoltre, ripeto, il sistema operativo Linux è gratuito.
chiunque voglia installarlo sulla sua macchina può farlo e a costo zero, può provare prima di affiancarlo o rimuovere il Windows e può vedere come si trova. Qualunque cosa riuscite a fare qua, lo fate anche qua. L'unica differenza, la vera differenza, è la grafica. Se voi siete interessati ai videogiochi, sicuramente Windows la fa da padrone. Però per qualsiasi altra cosa Linux è equiparabile. Inoltre, siccome l'ha inventato uno studente, durante la sua tesi aveva bisogno di gestire alcune periferiche e ha completato il software che aveva a disposizione con un altro software che poi ha chiamato Linux e ha messo a disposizione di chiunque. Poteva brevettarlo, farci un sacco di soldi, non l'ha fatto. L'ha reso disponibile, dando vita a quello che si chiama l'open source software, cioè dove il codice, il programma di partenza, quello che la macchina interpreta, è a disposizione di chiunque. L'unico vincolo è che se io prendo Linux e voglio modificarlo, lo si può fare, okay? Devo riconoscere quale versione ho preso e le modifiche che ho fatto, devo comunicarlo. Per questa ragione infatti ci sono moltissime versioni di questo software gratuito, tutte quante. Una molto buona l'ha fatta un insegnante di Sicilia, questo Maiorana, che è la versione italiana di Ubuntu, mi fa sempre la plus, che è molto ricca, molto dotata, molto buona. E poi la metto a disposizione di chiunque, vai su internet, la scarichi, la installi, nessun problema. Ci sono virus anche per Linux e Mac, ma sono molto meno frequenti. Ok? Mi dicono che sta per suonare, però adesso ci fermiamo qua.